Passiamo adesso a parlare un attimino della nostra banda, ma proprio in maniera veloce, 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 prima di dare inizio alla musica. L'associazione della banda musicale comunale di Portacomaro nasce nel lontano 1893 per promuovere la cultura musicale, soprattutto rivolgendosi ai giovani. Ovviamente dal 1893 ad oggi di acqua ne è passata sotto i ponti, sono cambiate tante cose, è cambiato lo stile musicale, è cambiato tutto quanto, ma non è cambiato il motivo per cui tutti questi giovani e diciamo così meno giovani, ma diciamo più che altro veterani, continuano a trovarsi per proporre a tutti quanti noi della bella musica, perché la musica, lo sappiamo, l'abbiamo già detto altre volte, continueremo a dirlo, è una cosa che unisce tutti quanti, è una cosa che rende amici, che fa crescere l'amicizia e che fa anche un po' bene a chi la ascolta, serve magari a lasciare così che la nostra mente riesca a svagarsi un attimo da tutti i pensieri, da tutte le cose che abbiamo ciascuno di noi nel proprio cuore. E con la musica, ecco, ognuno può pensare così idealmente di trasportarsi in un mondo un po' fatto così di sogni. Proprio perché ci siamo rivolti ai giovani, il primo brano che ascolteremo, che è una ballata e si intitola Nurse di Lorenzo Pusceddu, che significa paglia, e sarà eseguita in modo particolare da un gruppo di giovani che quest'anno sono entrati a far parte della formazione. Questa marcia simpatica e giovanile è il primo brano con cui essi si sono confrontati appena inseriti nell'organico. E allora li accogliamo con un bel applauso e sono Marta al flauto. Vieni Marta. Sara alla tromba. Nicola al trombone. Matteo all'eufonio. Andrea, anche lui all'eufonio. Gaia al sax. E Alex, ugualmente lui, anche al sax. Come vedete sono un nutrito gruppo di giovani che ha preso a cuore la musica e quindi sono desiderosi di farvi ascoltare i progressi che hanno compiuto in tutto questo periodo di tempo.